È la sua acqua di fonte che scorre senza farsi bloccare da stirpi e da sassi. La poesia è tutto ciò per Norma Malacrida, scrittrice affermata, insegnante che ha visto crescere intere generazioni ed è tornata tra gli studenti all'Istituto Alberghiero di Termoli per parlare di poesia che è un bisogno. È la voce della propria intima emozione. Un pezzo di carta, ma addirittura a volte anche un fazzolettino, bastano a Norma Malacrida per tracciare, così dice lei, il dettato di un'urgenza emotiva o sentimentale. Ritrovarmi in una sala con giovani, ed era quello che volevo, incontrare i giovani per parlare di poesia, una forma d'arte che è stata messa un po' nel ripostiglio. Io sono convinta che poesia non è soltanto lo scritto, poesia è la vita, poesia è tutto ciò che noi recepiamo e che ci viene dentro, si rifugia nei recessi della nostra anima e può uscirne sublimata, ma non è importante questo, purché si veda in poesia. Poesia è l'abito elegante dei nostri rapporti, e allora bisogna recuperare questa forma d'arte, assolutamente, assolutamente, perché chi scrive poesie ha una mente che non va da nessuna parte che non sia la verità. Norma Malacrida ha parlato anche del suo ultimo libro, More per ogni stagione ed altri raccolti, un viaggio di emozioni nel potente ed evocativo teatro che è la natura. Per gli studenti è stata una lezione profonda, carica di verità e di spontaneità, la parola trasmessa come strumento del cuore. Nulla è più bello della poesia che per la sua bellezza intrinseca salva il mondo. Noi vogliamo dare ai ragazzi un messaggio forte di ricerca di verità, di interiorità, di sentimenti e per i temi affrontati nella giornata di oggi anche di pace.